La ragazza più gentile di tutto il supermercato, dove sono gli hamburger? E lei ti risponde: ma ce l'hai con me? E sì, eccola qui, la DP Power 4K modello 620C. Una confezione, iniziamo subito dalla confezione, una confezione veramente nutrita, una confezione da 10 e lode. Infatti all'interno, oltre a trovare questo case e alcuni adattatori che ho utilizzato durante i giorni di test, compreso questo selfie, troviamo una pratica già custodia che ho apprezzato davvero tanto per quanto riguarda proprio la dotazione, di tipo rigida, quindi oltre a tenere lontano i graffi è ottima anche contro le cadute. All'interno ci sono due separatori che ci danno ulteriore opportunità di inserire altri accessori, ma già è ben fornita dalla casa. Parliamo di accessori velocemente, insomma ci sono tutti i tipi di adattatori, adattatori per bici, insomma quelli più utilizzabili per le nostre attività sportive. Presente un telecomando, tra poco lo andremo a vedere, e ci sono due batterie in dotazione che ho utilizzato in questi giorni e ci danno circa un'ora di autonomia. Io ho registrato tutto in full HD. Qui c'è un cavo USB, micro USB per ricaricare la batteria, un case posteriore di riserva, alcune fascette qui per pulire altri adesivi e delle fascettine in plastica per fissare l'action cam. Il manuale è molto minimale, c'è anche la lingua italiana. Andiamo a vedere adesso l'action cam. Qui troviamo il case che ho apprezzato per questa tipologia di apertura, perché ha una fascetta in metallo, anche se poi gli agganci sono in plastica, però ho avuto esperienze molto negative con quelle chiusure totalmente in plastica. Almeno questa evita di rompersi con una certa facilità. Tiriamo fuori la videocamera e parliamo di materiali. I materiali sono completamente gommati, una buona costruzione, è abbastanza leggera, siamo intorno ai 60 grammi. Parlando adesso di tasti di funzione, abbiamo il tasto frontale on off con un LED correlato, l'obiettivo. Sulla parte superiore abbiamo un secondo LED di stato, il tasto per andare a confermare o far partire la nostra videocamera per le registrazioni oppure confermare all'interno del menu, i tasti per spostarci oppure per attivare la parte wifi. Sì, perché questa videocamera è anche wifi, vedremo tra poco anche la parte dell'applicazione. Un piccolo altoparlante, davvero niente di eccezionale, così come avete sentito nella intro e vi siete sicuramente resi conto che il volume di registrazione è davvero sempre molto basso, peccato. Sulla parte inferiore abbiamo la batteria da 1200 mAh con quella ulteriore di ricambio. Al lato abbiamo l'ingresso micro SD, noi abbiamo utilizzato la micro SD da 32 giga, qui l'ingresso micro USB per ricaricare la batteria, io l'ho fatto sempre da PC, mi raccomando non utilizzate dispositivi particolarmente caricabatterie particolarmente potenti, e qui c'è l'ingresso micro HDMI, il cavo purtroppo non è compreso. Parliamo adesso di aspetto interno. Le funzioni non sono tantissime e oltretutto non ha una grandissima vastità di scelta. Per quanto riguarda la prima funzione, è quella di andare a registrare un video. Abbiamo l'impostazione visibile, io le ho sempre avuto registrato a 1080 in 60 frame al secondo. Con un clic dalla parte frontale andiamo nella modalità fotocamera fino a 12 megapixel in formato wide.
Qui abbiamo la parte della fotografia che ci permette di scattare fino a 40 scatti consecutivi. E qui abbiamo la funzione del time lapse, un time lapse che non mi è piaciuto, l'avete visto nella intro. Praticamente la videocamera non va ad elaborare un filmato, ma compie diversi scatti e poi dobbiamo unirlo in fase di editing, e questo time lapse sinceramente non mi è piaciuto per niente. Entrando ancora, ce ne andiamo nella parte del settaggio, c'è la lingua italiana, c'è dimensioni filmato che possiamo andare a visualizzare in 2,7K a 30 frame, il 4K a 25, ma la resa insomma appena sufficiente. Abbiamo anche la possibilità dei 120 frame per secondo a 720p e poi torniamo nella parte full HD. Tornando indietro abbiamo il lop video, registrazione data, l'esposizione, la risoluzione, la sequenza foto, il time lapse che deve essere attivato per continuare quindi a scattare foto, con la parte che ci indica da 2 a 60 secondi, quindi ogni quando andrà a fare lo scatto, ma dobbiamo metterlo in modo continuato altrimenti non andrà a fare le successive foto, quindi ne farà una soltanto. Qui c'è la frequenza dell'alimentazione, la lingua, data e ora, suoni, ruotare di 180 gradi oppure spegnere completamente il dispositivo, risparmio energetico, formattare la scheda interna, insomma vedete tutte le applicazioni. Andiamo adesso a parlare di applicazione che si attiva tramite il tasto inferiore, la modalità Wi-Fi della Action Cam. Vi basta aprire questa applicazione, si può scaricare sia tramite il barcode oppure direttamente nel market Android o Apple, andare a collegarmi alla Wi-Fi, vedete Action Cam, mi sembra che sia uno, da 1 fino allo 0, 1, 2, 3 e così via, il tempo di andarsi a connettere, l'applicazione non è particolarmente veloce però una volta connesso, ok, mi dà che la SD card non è all'interno per registrare, e questo è poi quello che andremo a vedere. Molto fluido, nonostante 60 frame, ho provato altre action cam che avevano tantissima latenza. Per quanto riguarda l'applicazione non è che possiamo fare tantissime cose se non andare a registrare direttamente tramite il tasto rosso oppure cambiare la modalità, andare a rivedere quello che abbiamo registrato tramite la Action Cam. Qui ci dà la portata del wifi e lo stato della batteria, in questo caso di ricarica. Per quanto riguarda le impostazioni, possiamo andare solo a selezionare la parte della frequenza, la data se vogliamo far vedere nelle nostre registrazioni, il formato della videocamera, però in questo caso non c'è l'SD interna, quindi non ci permette di cambiare queste impostazioni, e qui abbiamo la possibilità di andare a cambiare la risoluzione. Poi per il resto non si può fare più nulla. Quanto riguarda questa applicazione, mi è piaciuta perché è molto semplice, intuitiva e fluida, anche se qualche volta qualche conflitto con il wifi, ma davvero parliamo di sciocchezze. Torniamo indietro, possiamo aggiungerne anche ulteriori. Qui abbiamo il telecomando, un telecomando che è subito funzionale e mi è piaciuto perché è sempre funzionale. Infatti non manca mai di avere proprio l'impulso anche a una distanza di 5-6 metri. Ho visto che è veramente molto efficace e reattivo. Ora in questo caso non ho la scheda SD all'interno, però avrei potuto scattare o una foto oppure far partire il filmato. Prima di andare alle conclusioni vi faccio vedere un piccolo confronto con la SJ5000, quello che utilizzo solitamente, e poi torniamo per le conclusioni. Intanto date un'occhiata al filmato. La differenza tra la SJ5000 che vedete a sinistra e le immagini di questa Action Cam della DP Power. La stabilizzazione è inserita sulla SJ5000, anche se non è ottica, è software, però c'è la possibilità di impostarla, mentre in questa DP Power dovrebbe essere già inserita. Vediamo,
si chiama allo stesso modo, facciamo anche un controluce. Un po' di corsa, ci proviamo. Vediamo anche adesso l'apertura, che dovrebbe essere di 180 gradi, ma ritengo che non sia assolutamente reale. Credo che sia intorno ai 120, impostata come la SJ 5000. Facciamo un ultimo controluce, ci avviciniamo. Ok, torniamo per le conclusioni. La qualità della DP Power è maggiore alla SJ 5000 in formato Full HD a 60 frame, anche se i colori sono un po' slavati, però la ricchezza del dettaglio è maggiore. È pur vero che sulla SJ 5000 avevo attivato la stabilizzazione software, infatti avete notato che il quadro di ripresa era leggermente più stretto. Qui dichiarano addirittura 180 gradi la DP Power, assolutamente no, siamo sui 110-120, ma scarsi per quanto riguarda proprio la ripresa. Quello che non mi è piaciuto purtroppo sono due cose fondamentali: la stabilizzazione vibra davvero tanto, non c'è possibilità di inserirla, dovrebbe averla, come la casa costruttrice dichiara, di default già inserita, però purtroppo vibra tantissimo. Invece ha delle belle immagini quando è ferma, però un action cam, insomma, nasce per riprese in movimento. E poi la parte del microfono: il microfono veramente registra pianissimo, non, anche avvicinandolo molto alla bocca non riesce mai a registrare con un volume decente. Avete visto anche la differenza dall'SJ 5000. Scalda molto la videocamera, soprattutto quando la teniamo accesa per diverso tempo diventa molto molto bollente. Addirittura l'altro giorno portavo il case, il caldo della macchinetta all'interno e il freddo esterno hanno fatto anche un po' di condensa sulla parte dell'obiettivo della cover in plastica. Per dotazione darei 10 e lode, perché veramente due batterie, il telecomando, gli accessori standard, anzi qualcosa in più, diciamo che la metto sul podio delle dotazioni standard di tutte le action cam che ho recensito. Il prezzo si piazza a 64€, 65€ mi sembra in questo momento, la porta più o meno nello standard di queste videocamere. Purtroppo, anche se il menu è molto scarno, ma mi è piaciuto perché è molto semplice, quindi molto intuitiva, però purtroppo per la parte del microfono e della stabilizzazione, insomma, non mi ha convinto quasi per niente. Ora la scelta chiaramente spetta a voi. Io vi ho elencato i miei pregi e difetti, in questi giorni me la sono portata diverse volte dietro, l'ho utilizzata in diversi comparti. Purtroppo ha una buona qualità d'immagine, sarebbe pienamente promossa per il prezzo, però la stabilizzazione e il microfono non mi portano al massimo delle stelle. Io con questo spero di esservi stato utile. DJ Mr. Quindi vi dà appuntamento alla prossima recensione. Ci vediamo. Peccato.